È un momento semplicemente incredibile per i fan del Signore degli Anelli. Le novità sulla serie TV in produzione negli studi di Amazon inoltre sono finalmente arrivate. Il colosso streaming ha svelato che lo show giungerà il 2 settembre 2022 e ne ha mostrato una suggestiva prima immagine, ambientata nella leggendaria terra di Valinor. Per l'occasione, in questo video vogliamo proprio ripercorrere alcuni dei migliori giochi ispirati alla saga fantasy più importante di tutti i tempi. Prima di proseguire, vi invitiamo come sempre a iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. Il viaggio è iniziato addirittura nel 1982, con il primo videogioco in assoluto ispirato all'opera letteraria di Tolkien, The Hobbit, realizzato da Beam Software e distribuito da Melbourne House per svariate piattaforme, tra cui PC e Commodore 64. Si trattava di un'avventura testuale che riadattava la storia dello Hobbit, nella quale erano presenti una trentina di immagini fisse e vettoriali che elaboravano i testi grazie a un processo di parsing, il quale permetteva di creare frasi di senso compiuto basandosi su un database di grammatica formale preimpostato. Per tutti gli anni 80 e gran parte degli anni 90, Beam e Melbourne continuarono a sviluppare altri videogiochi ambientati nella Terra di Mezzo. La maggior parte erano titoli strategici per PC, Commodore 64 e Amiga, come Lord of the Rings, Game One e Riders of Rohan. Nel 1994 arrivò invece The Lord of the Rings Volume 1, sviluppato da Interplay per Super NES. Fu uno dei primi giochi di ruolo ispirati al capolavoro dello scrittore britannico e metteva i giocatori nei panni di Frodo in una serie di fetch quest in cui era necessario trovare svariati tipi di oggetti e consegnarli ai committenti. L'opera, in ogni caso, permetteva di ripercorrere le vicende del primo atto, portandoci tra le colline della contea fino alle miniere di Moria. Con l'adattamento cinematografico di Peter Jackson cambiò tutto e anche l'industria videoludica iniziò a ispirarsi alla visione creativa del regista americano e agli splendidi design di Alan Lee. Tra il 2002 e il 2003 ci pensò Electronic Arts a fornirci il tie-in videoludico dedicato alla trilogia filmica. Arrivò La Compagnia dell'Anello, titolo avventuroso che ci metteva nei panni di Frodo dalla sua partenza dalla Contea fino alla pericolosa traversata nelle montagne di Moria. Nel corso dell'avventura, specie nella fase dedicata alla patria degli Hobbit, erano presenti persino personaggi che non figuravano nei romanzi originali. Nello stesso anno arrivò Il Signore degli Anelli, Le Due Torri, opera che finalmente donava all'immaginario di Tolkien la dignità che meritava. Si trattava di un hack and slash non particolarmente rifinito, ma estremamente fedele alle vicende dei primi due film. La storia partiva dagli eventi di Col Evento, durante l'assalto di Nazgûl ai piccoli Hobbit e lo scontro tra Aragorn e i Cavalieri Neri. Il racconto proseguiva attraverso le vicende delle miniere di Moria e le battaglie narrate nel secondo episodio della saga. Il grande capolavoro di genere arrivò poi nel 2003, con l'adattamento videoludico de Il Ritorno del Re. Il gioco al tempo proponeva una grafica ad alto livello, ottimamente ispirata alle fattezze dei protagonisti sul grande schermo. Un'avventura longeva, divisa in tre diversi binari narrativi, ossia la via dello stregone, la via del re e la via dell'hobbit, e in cui ciascun personaggio giocabile aveva il suo personale stile di combattimento. Un action puro, ma non senza qualche accenno ruolistico. Il gioco includeva anche la mitica colonna sonora di Howard Shore e proponeva persino alcuni momenti epici che nei film erano assenti. È il caso, ad esempio, dell'avanzata di Gandalf verso i territori di Isengard durante l'assedio degli Ent, o la lunga traversata di Aragorn tra i curricoli di Dimolt, con tanto di boss fight contro il re degli spettri e una rocambolesca fuga verso l'uscita della montagna. Un altro dei migliori titoli è Lo Hobbit del 2003, sviluppato da Inevitable Entertainment. Parliamo di un action adventure con elementi ruolistici e persino una componente puzzle, ispirato alla leggendaria avventura di Bilbo in compagnia dei 13 nani desiderosi di liberare la loro patria dal dominio del drago Smaug. Interessante meccanica erano peraltro i punti coraggio, che se accumulati a sufficienza estendevano sempre di più la salute dell'avventuriero Bilbo Baggins. Tra gli esperimenti più peculiari figura Il Signore degli Anelli, La Terza Era, un videogioco di ruolo sviluppato da EA Games e pubblicato nel 2004 su PS2, Xbox e PC. Il gioco seguiva le vicende della trilogia classica, ma da un punto di vista inedito, quello di un gruppo di personaggi che, per svariati motivi, si ritrova a percorrere gli stessi passi della Compagnia dell'Anello, affrontando diversi nemici parallelamente al viaggio di Gandalf e i suoi. Gli eroi sono Beretor, un soldato di Minas Tirith partito alla ricerca di Boromir, Idrial,
un'elfa devota alla bellissima dama Galadriel, Elegost, Ramingo del Nord non troppo diverso dal nostro Aragorn, il suo caro amico Hadod, un nano del clan di Fundin, e infine Eowyn, un cavaliere del Mark. L'aspetto più interessante dell'opera era il gameplay. Parliamo infatti di un GDR a turni con un sistema di combattimento molto simile a quello di Final Fantasy X, con gli eroi giocabili dotati di abilità uniche e capacità specifiche. Di tanto in tanto, peraltro, era possibile persino impersonare gli eroi della storia originale come Gandalf e Legolas, potentissimi e imbattibili rispetto ai protagonisti. Il franchise, nato dalla mente di Tolkien, ha esplorato davvero ogni genere. Il Signore degli Anelli, la battaglia per la Terra di Mezzo, sempre nel 2004, scelse di tornare alle origini nelle vesti di un videogioco di strategia in tempo reale, sulla scia di titoli come Command & Conquer. Altra opera sperimentale, ma controversa, secondo il responso di pubblico e critica, fu Il Signore degli Anelli, l'avventura di Aragorn, un action in terza persona che ci faceva rivivere la storia della trilogia dalla prospettiva del Ramingo. Il gioco non ebbe particolare successo, complice una sceneggiatura alleggerita e meno violenta per avvicinarsi a un pubblico più giovane e inesperto. L'espansione dell'universo tolkieniano, dopo la Terza Era, continuò con Il Signore degli Anelli, la Guerra del Nord, gioco di ruolo uscito nel 2011 per PS3, Xbox 360 e PC e sviluppato da Snowblind Studios per Warner Bros. Il concept del gioco prese spunto da alcune storie di appendice scritte da Tolkien e da una singola frase pronunciata da Gandalf il Bianco. Con la sua lunga mano, Sauron avrebbe potuto compiere azioni malvagie al nord, eppure tutto ciò è stato evitato grazie al manipolo di eroi che gli si sono opposti. I tre eroi menzionati dal Mithrandir sono un Dúnedain di nome Eradan, un nano di Erebor di nome Farin e un'elfa di gran burrone chiamata Andriel. La missione del trio, chiaramente ispirata al terzetto composto da Gran Passo, Legolas e Gimli, consiste nell'esplorare le regioni settentrionali della Terra di Mezzo per scongiurare i piani di Agandur, un Númenoreano nero al servizio del Signore Oscuro. Il titolo si contraddistinse per il suo elevato tasso di violenza e proponeva un gameplay action basato su un sistema di valutazione dello stile di combattimento. Sferrando sempre più colpi uno dopo l'altro, infatti, si entrava in modalità eroe, divenendo incontrastabile contro le ondate di orchi nemici. Datato 2012 poi, non bisogna dimenticare The Lord of the Rings Online, un MMO ambientato nel mondo della Terra di Mezzo. Disponibile gratuitamente per PC su Steam, con la possibilità di acquistare svariate espansioni, il GDR Online permetteva di crearsi il proprio eroe ispirandosi alle numerose specie che popolano il mondo di Tolkien. Era infatti possibile selezionare tra 4 razze, 9 classi, 10 professioni, 7 vocazioni e oltre 1000 tra titoli, specialità e caratteristiche. Un'esperienza di gioco ricchissima e gratuita nella sua versione base, che includeva peraltro una modalità in cui era possibile vestire i panni di un servitore di Sauron contro altri giocatori. Neanche l'epicità del Signore degli Anelli è sfuggita al mirino parodistico e dissacrante di TT Games. Il Signore degli Anelli e lo Hobbit hanno infatti ricevuto il loro tie-in videoludico in formato Lego. Avventure, come sempre piacevoli, divertenti e colorate. In particolare è la trasposizione in mattoncini di The Lord of the Rings ad essere particolarmente memorabile per longevità e adattamento. L'avventura di Bilbo, pur proponendo scenari mozzafiato grazie al nuovo motore grafico, era nata in un periodo particolare per TT Games. In quegli anni i giochi Lego passavano per un nuovo processo creativo che spostava lentamente le produzioni di Traveller's Tale dal platform puro all'open world action, senza dimenticare l'introduzione del linguaggio parlato. Infine, sotto l'egida di Warner Bros., segnaliamo l'esperimento più recente, l'ottimo La Terra di Mezzo, L'Ombra di Mordor e il sequel, L'Ombra della Guerra. I due action RPG open world sviluppati da Monolith, che in precedenza aveva già solcato La Terra di Mezzo con un MOBA intitolato Guardians of Middle-Earth, esplorano una timeline inedita del brand, collocandosi tra la storia dell'Hobbit e l'avventura principale. Ci viene raccontata la vendetta di Talion, un Ramingo posto a guardia dei territori adiacenti al Nero Cancello e del suo legame con Celebrimbor, l'elfo che forgiò gli Anelli del Potere. Attraverso i due giochi di Monolith assistiamo alla riorganizzazione di Sauron alcuni anni prima la grande battaglia della Terza Era, oltre che alla nascita della minacciosa città di Minas Morgul. Interessante novità sperimentata da Monolith fu il sistema Nemesi, una meccanica attraverso la quale i generali delle legioni di Sauron si comportavano dinamicamente in base alle azioni del giocatore, instaurando un legame di vendetta e di caccia con il protagonista. Il rapporto tra il Signore degli Anelli e industria videoludica proseguirà con The Lord of the Rings, Gollum,
un action adventure tinte stealth sviluppato da Daedalic Entertainment, che ci metterà nei panni del mezz'uomo corrotto dal potere dell'anello, in una storia che ci permetterà di scoprire diversi retroscena sul passato della creatura. Si conclude qui il nostro viaggio. Quale gioco è il vostro preferito? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.